Ancora non capisco dove ci stai portando. Sam! E io non riesco a capire perché non chiudi mai quella boccaccia. A quanto pare la meta di stasera è ancora segreta. Chissà dove ci starà portando Sam. Non ne ho la più pallida idea. So solo che sarebbe meglio muoversi di giorno. Di notte non si vede quasi nulla. Infatti di questo passo inciamperò con questi tacchi. Oh, ragazzi! Finalmente arrivati a destinazione. Me l'aspettavo un po' meno trasandato. Sean, ma che ti aspetti da un luogo abbandonato? Luogo abbandonato? Di che cosa state parlando? A questo punto, credo dovremmo dirglielo. Non abbiamo scelto. Dirci cosa? Beh, ecco, l'esplorazione di stasera riguarda un hotel abbandonato. Cosa? Io e Sam abbiamo visto tanti youtubers avventurarsi nei loro video in luoghi abbandonati o maledetti, quindi abbiamo pensato, perché non farlo anche noi? Ho sentito bene. Maledetti. Effettivamente, guardandolo bene, sembra l'hotel dove più di 20 anni fa scomparve la proprietaria, in circostanze misteriose. Le autorità locali non scoprirono mai chi o cosa l'abbia fatta scomparire nel nulla. È proprio quello, Michelle. Cosa? E voi due avete pensato di portarci in un luogo dove è accaduta una cosa così inquietante? Infatti! E poi non potevate andarvene da soli a fare questa bravata? No, Liam. Ci serviva compagnia. Qualcuno che fosse forte come Luke. Qualcuno che avesse buon senso dell'orientamento come Liam. E Michelle, che se ne intende di misteri. E perché avete scelto anche me? Ah, boh. Sam, guarda che io non ti seguirò là dentro. Senti, Liam, fai come ti pare. Voi altri? Oh, dai, nessuno davvero vuole venire con noi. Scusate, ma mi sembra pericoloso addentrarsi in un luogo abbandonato. Potrebbe cedere il pavimento o potremmo fare brutti incontri. Posti di questo tipo sono frequentati da gente strana. È risaputo. Allora andremo da soli. Forza, Sean. Andiamo. Ragazzi, quindi andiamo a casa. Ho di meglio da fare, tipo guardare Gossip Girl. In realtà sì, non sarei tranquillo a tornare a casa pensando a Sam e Sean da soli in questo posto. Potrebbero cacciarsi nei guai. Io sono d'accordo con te, Liam. Dovremmo andare a cercarli, farli uscire e tornare a casa tutti insieme. Avete ragione. Tra l'altro non possono essere andati molto lontano. Sono passati pochi minuti da quando sono entrati. Allora andiamo! Oh mio Dio, questo posto è terrificante. Si vede che nessuno se ne prende cura da tempo. Chissà dove saranno Sam e Sean. Questo luogo è immenso. Aspettate, mi sembra di sentire qualcosa. Sì, effettivamente, sono le loro voci. Provengono da questa direzione. Ragazzi! Ehi là! Guardate cosa abbiamo trovato. Ma quella è una tavola Ouija. Ma chi l'avrà messa lì? Probabile che altri ragazzi come noi siano voluti venire a testare se qui ci fosse qualche presenza, data la storia di questo posto. Beh, visto che siamo in un hotel maledetto, perché non facciamo una bella seduta spiritica? No, vi prego! Ho i brividi solo a pensarci! Sì, si può stare più che tranquilla, visto che i fantasmi e gli spiriti non esistono. Tutti i fenomeni paranormali sono facilmente smontabili, grazie alle spiegazioni scientifiche. E se ne sei così convinto, allora proviamo a fare la seduta. Vediamo se non succede nulla. Sam, accetto volentieri questa sfida, visto che sono più che convinto che non succederà nulla. Vedremo. Michelle, a me non sembra una buona idea, soprattutto dopo lo scorso Halloween. Nemmeno me, ma penso che non abbiamo altra scelta. Bene, ragazzi e ragazze, benvenuti a questa seduta. Ma com'è che dobbiamo fare? E dove dobbiamo mettere le mani? Sì, stai zitta, non interrompermi. Dicevo, benvenuti a questa seduta. Oggi cercheremo di invocare lo spirito della ragazza scomparsa in questo hotel, che probabilmente non l'ha mai lasciato. Che paura! Che scemenza! Bene,
Posizionate la mano sulla planchette e cominciamo. Ehi là! C'è qualcuno in questa stanza? Perché non funziona? Sam, devi dare tempo allo spirito. Non funziona perché molto semplicemente non c'è nessuno spirito. Stai zitto. Allora? Dici qualcosa, tipo... Sai qualcosa della ragazza scomparsa anni fa in questo hotel? Oh, che noia mortale! Andiamo via! No che non andiamo via. Fin quando non proverò a Liam che ho ragione io. Allora rimarremo bloccati qui per sempre, visto che io ho ragione. Devi solo darmi un po' di tempo e vedrai che ti proverò che questa tavola funziona. Sì, certo. Come no? Ragazzi, e allora come ti spieghi Halloween 2023? Ragazzi, beh, quello non c'entra con tavole e planchette. Che cavolo è successo? Si è spostata. Michelle, tutto bene? Insomma, aia. Ho sentito come una forza invisibile che mi ha presa e lanciata all'indietro. Guardate, si sta spostando la planchette. Dice L I B R O. Libro. Quale libro? Aspettate un attimo. Andando a scontrarmi contro il mobile, è caduto questo libro, che è aperto sulla pagina della camera 227. Ragazzi, forse dovremmo smetterla. Tutto questo sta diventando fin troppo inquietante. Ma non eri tu che dovevi provarmi che avevi ragione? Sì, ma non pensavo finisse davvero così. Basta, andiamocene. La planchette continua a spostarsi e dice no. No cosa? Io voglio andarmene da qui. Anche io. Ho paura, Liam. Tranquilla, Sisi. Sono qui con te. Perché non possiamo andarcene? Cosa vuoi da noi? Un mistero. Un mistero che significa? Forse sta parlando del mistero della ragazza scomparsa. Forse questo spirito vuole che scopriamo cosa è successo ad Elizabeth. Sentite, a me non interessa cosa vuole questo fantasma o quel che è. Noi dobbiamo andarcene, quindi me ne vado. Ma Sam... Ma Sam cosa? Dobbiamo tornarcene indietro fin quando siamo in tempo. Forza! E va bene, andiamo. Lascio la tavola qui. Voi vi ricordate da dove siamo entrati? Beh, siamo arrivati da qua. Questa deve essere per forza la giusta via. Sì, ma quella porta non c'era prima. Hai ragione. Cavolo, non fa nemmeno il segnale del telefono. E adesso come facciamo? Sam ha avuto una pessima idea. Io? Guarda che anche te eri d'accordo. Sì, ma l'hai proposta per prima... Chi va là? Ho detto, chi va là? Ragazzi, l'avete sentito anche voi? Ragazzi? Ragazzi, dove siete? Ragazzi? Ma com'è possibile? Erano qui un secondo fa. Oh! Ma che cavolo sta succedendo? I miei occhiali! Dove sono i miei occhiali? I miei occhiali! Cavolo, sembrava la cosa di cui parlava Michelle prima. Una forza che ha preso i miei occhiali e me li ha strappati via. Ma dove sono? Diamine! Eccoli lì. Beh, chiunque tu sia, non è affatto divertente. Vado a riprenderli. Sono in vena di giochi. Ridammeli! Mamma mia, questo posto è così inquietante, è così buio. E poi senza occhiali, vedo a malapena. Aggiungiamo anche il fatto che sono completamente da solo. Questa è la volta buona. Venite qua! No! Dove vuole portarmi questo spirito o quel che è? Forse non è la scelta più saggia entrare dentro quella porta, ma... riesco a vedere bene. Ah! Venite qui! Finalmente sono riuscito a recuperarli. Non si sono spostati. Certo che questo spirito non è molto furbo. Oh no! No, no! Si è chiusa la porta! Ehi! Per favore! C'è qualcuno là fuori! Qualcuno mi apra, per favore! Sono chiuso dentro! No, non è possibile! Ci sono cascato come uno sciocco! Aiuto! Aiuto, liberatemi! Ragazzi! E quindi che facciamo? Proseguiamo per questa via. È la cosa più sensata da fare. Che ne pensi, Liam? Aspettate, ma dove è andato a finire Liam? Era qui un attimo fa. Aspettate, mi sembra di sentire la sua voce provenire da questa parte. Liam, ma che diamine è successo? Ragazzi!
Infatti, sembra inchiamata dall'interno. Non riesco ad aprirla. E adesso che facciamo? Non riusciamo nemmeno a trovare la porta per uscire. Ragazzi, guardate cos'è riapparsa. La tavola. Secondo me a causare tutto questo caos è lo spirito della tavola. Vuole qualcosa da noi. Non vuole che ce ne andiamo, quindi l'unica cosa che possiamo fare è chiedere. Chiedere cosa vuole. Perché stai facendo tutto questo? Cosa vuoi? Ancora la parola mistero. Il numero 227. Come ti chiami? Oh mio Dio. Elizabeth. Elizabeth è la ragazza scomparsa anni fa. Allora stiamo parlando con il suo fantasma. Come dicevo prima, secondo me, quello che vuole è far luce sulla sua scomparsa. Se scopriamo cosa le è successo, ci lascerà sicuramente andare. Sì, ma a me non pensate! Sono in questo luogo buio, da solo! Non potete lasciarmi qui! Facciamo così. Io e Sam staremo qui con Liam, mentre voi cercherete di far chiarezza sul mistero. Tenendo conto che questo era un hotel in passato, probabilmente il 227 indica una stanza d'hotel. Magari in quella stanza è successo qualcosa di brutto a Elizabeth. E allora andate e vedete di sbrigarvi, perché ho paura! Cercheremo di fare in fretta. Eccoci qua. Stanza 227. E cosa dovremmo scoprire da questa stanza? È uguale all'altra. Direi di dare un'occhiata in giro. Magari troviamo qualcosa che è sfuggito agli occhi della polizia. Michelle, è assurdo come ogni volta ci imbattiamo in situazioni del genere. Sai, anni fa anche Ken, Katie, Rosalinda, John, Jay e Britney si erano imbattuti in una situazione simile, con un'altra tavola Ouija. Siamo un gruppo che attira parecchie situazioni sfortunate. Ma cosa c'è qua sotto? John! Aiuto! Aiuto, ragazzi! Non riesco a respirare! Prendi la tavola! Subito! Aiuto! Ragazzi, sento qualcosa che mi tiene il collo! Oh mio Dio! Aiuto! Lascia andare Sean! Lascia andare Sean! Finalmente respiro! Sean, tutto a posto? Insomma, non mi sento passare bene l'aria. Perché lo spirito se l'è presa con Sean? Hai fatto o detto qualcosa di strano? No, ho solo alzato quel tappeto là sotto. Oh mio Dio, sotto questo tappeto c'è una botola. Aspetta, vedo di aprirla. Oh mio Dio, ma questa è una pala. Non dirmi che questa pala potrebbe essere l'arma del delitto. Il tuo corpo si trova in questo hotel. Dice di no. No, allora si trova seppellito all'esterno in giardino. Dio, sta dicendo di sì. Oh mio Dio, è assurdo. Ci stiamo sempre più avvicinando alla soluzione e... Adesso basta, Michelle. Non possiamo più continuare con questa indagine. Dobbiamo trovare subito una via d'uscita e andarcene. Che cosa? Non possiamo andare proprio ora che stiamo risolvendo il mistero di questa ragazza. Se non ti è chiaro, lei non ci lascerà andare, a meno che non risolviamo il suo mistero. Che cosa ne possiamo sapere? Magari risolviamo il mistero della morte di questa ragazza, e poi saremo seppelliti accanto a lei. E non hai appena visto anche tu cosa è successo a Sean? Certo che l'ho visto, ma comunque il tuo ragionamento non ha senso. Se voleva farci scomparire, poteva farlo fin dall'inizio, invece di trascinarci qui. Luke, non ti fidi di me? Mi fido di te. È solo che... Ascoltami, Michelle. So che ho sempre detto che noi due eravamo una squadra e prendevo il ruolo del più coraggioso, ma qui è diverso. Io non sono come te. Non sono in grado di investigare in un caso così pericoloso come questo. E se al posto di Sean ci fossi stata tu, io... Luke... Non posso rischiare che ti succeda qualcosa, Michelle. Per cui ti prego, vieni con me e cerchiamo una via d'uscita insieme. Porta via Sean da qui e cercate una via d'uscita. Cerca di tenere al sicuro il resto del gruppo mentre io risolvo questo caso. No, scordatelo. Io non ti lascio da sola. Noi andiamo... Luke, fallo per me. Non posso andarmene ora sapendo cosa è successo a questa ragazza. So che è rischioso, ma devi fidarti di me, Luke. Mi tirerò fuori tutti quanti. Va bene, allora. Ma se ti succede qualcosa, allora chiamami. E io tornerò da te. Buona fortuna, Michelle. Tutto
ok, Luke? Non proprio. Mi fido di Michelle, ma lasciarla da sola con quella tavola... Beh, ma tanto non abbiamo altra scelta. Michelle è determinata a scoprire la verità, e se non la scopriamo potrebbe finire molto male. Già. Oh, ma che cos'era quell'ombra? Cosa? Credevo che le sorprese fossero finite per oggi. Sean, corriamo! Aia! Che botta! Luke, che botta! Luke? Luke? No! Luke, svegliati! Non puoi svenire proprio adesso! No, non adesso! Io da solo in questo luogo spettrale, inseguito da una specie di ombra, con Luke steso a terra e... Nulla può andare peggio di così. Spero che Michelle riesca a risolvere il caso il prima possibile. Aiuto! Qualcuno può sentirci? Può aiutarci? Luke è svenuto! Aiuto! Oddio, ma quella era la voce di Sean. Che cosa gli stai facendo? Io cerco di aiutarti, ma non puoi nel mentre fare del male ai miei amici. Ti farò giustizia, ma tu devi darci la libertà in cambio. Hai capito? Foto. Aspetta, ma questa sei tu con... il tuo fidanzato? Voi due gli dicevate l'hotel insieme, poi lui ha affermato in diverse interviste della tua scomparsa. Così ho letto. Lui cosa? Lui? È stato lui a toglierti di mezzo. Sì, ma è terribile pensare che l'ha fatta franca per tutti questi anni, nascondendo le prove di questo terribile avvenimento in questa struttura. Ma non devi preoccuparti, farò in modo di far riaprire il caso e farti giustizia. Elizabeth, sei tu? Ascolta, io ho già promesso che ti aiuterò, ma tu, ti prego, libera i miei amici e lascia che andiamo via. Ti scongiuro. Oddio, la porta è aperta. Dove saranno gli altri? Oh, Luke, Sean! Luke, finalmente ti sei svegliato. Luke, Sean, sono così contenta di vedervi. Michelle, sei riuscita a risolvere il caso? Sì, sì, ora però cerchiamo gli altri. Oddio, finalmente la porta si è sbloccata. Liam, sei sano e salvo. Fratello, devo ammettere che ero in pensiero per te. Pensavo la porta non si aprisse più. Ammetto che lo ero anch'io prima, quando sei entrato da solo con Sean. È stata una mia idea quella di andarvi a cercare. E per fortuna che hai avuto quest'idea. Ragazzi, finalmente vi abbiamo trovati. Forza, usciamo da qui. Ragazzi, ma è sorto il sole. Siamo stati così tanto là dentro. L'importante è esserne usciti illesi. Ma quindi Michelle ha scoperto chi ha fatto del male alla ragazza? È stato il suo compagno. Ha nascosto il cadavere e le varie prove in questo posto, scappando dalle sue colpe. Ma ora che so tutto, farò in modo che la polizia lo sappia. Michelle, sei sempre tu a salvarci. Sei fantastica. Faccio quello che posso. E quindi alla fine avevo ragione io, Liam. Il paranormale esiste! Ah, Sam, dopo questa terribile notte, la prima cosa che ti viene in mente è ritirare fuori questa storia! Che bambino! Ammettilo che ho ragione io! Basta! E invece ho ragione io! Ma basta!